dopo un'apparizione così importante, Oda colpisce tutti noi con una tremenda pausa. Ma ce l'abbiamo fatta! Siamo sopravvissuti ancora una volta! Quindi iniziamo a parlare del nuovo capitolo. Sembra proprio che i primi hint stiano cominciando a circolare. Vediamo un po' di cosa si parla. Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per questo nuovo video dedicato agli hint spoiler del nuovo capitolo di One Piece. Prima di cominciare iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Il volume 105 di One Piece è uscito in Giappone il 3 marzo. Si tratta del famoso volume in cui viene presentata la vecchia cover del volume 25 rifatta, aggiornata con il volume 105. Basta, ne abbiamo parlato fin troppo di questa storia! Ovviamente è un volume importante per la serie per diversi motivi. Abbiamo la Cross Guild, i nuovi quattro imperatori, le nuove taglie quindi. Vediamo i Ged, i Seraphim, il mistero dietro i Vegapunk, Law contro Teach. Secondo alcune fonti vicine a Oricon, azienda che pubblica le statistiche e i numeri ufficiali di vendita, il volume sta facendo registrare delle vendite davvero impressionanti. E indovinate perché? Non tanto per quello che succede all'interno dei capitoli, ma perché si è diffuso il passaparola in Giappone che il volume contiene un SBS sulle origini di Zoro. Vi rendete conto della follia della situazione? Si tratta di un mix di contenuti alla fine, perché sì, l'SBS spinge tantissime persone a comprare il volume, ma non è nemmeno da sottovalutare il fatto che la cover richiami comunque la cover del volume 25. È un volume che per ogni appassionato della serie non può mancare, bisogna comprarlo ragazzi, è davvero una chicca davvero molto interessante. A quanto pare è stata una scelta di marketing bestiale, riuscita. Ma ora parliamo dei fatti del capitolo 1077. Secondo le parole dell'editor, il capitolo si concentrerà sulla feroce battaglia che si sta scatenando su Egghead. Ovviamente sappiamo tutti che con lo scorso capitolo ci siamo spostati su Shanks contro Kid nel mare di Erbaf. Ora le parole dell'editor potrebbero riguardare la maggior parte del capitolo e magari vedremo solo qualcosina su Shanks contro Kid. Come potrebbe esserci anche la possibilità che Oda ci lasci sulle spine e il capitolo 1077 si concentrerà esclusivamente ai fatti di Egghead. Nel numero di Weekly Shonen Jump che uscirà contenente questo nuovo capitolo ci saranno aggiornamenti concreti sulla serie live action di One Piece. Avremo proprio una carrellata di notizie riguardanti lo sviluppo e il cast completo. Per cui ragazzi vi aggiorneremo attraverso i video. Ma ora passiamo ai primi hint. Secondo le prime parole del leaker Weekly Leaks, si intuisce che abbia ricevuto qualche aggiornamento sui fatti che accadranno. Infatti, secondo lui, ne è valsa la pena tutta l'attesa di queste due settimane, per cui abbiamo aspettato e adesso non rimarremo delusi. Ci dice pure, attraverso un altro tweet, che il traditore colpirà ancora. Quindi ancora una volta questo personaggio, che al momento non si capisce chi sia, commetterà qualcos'altro. Lucci sarà presente nel capitolo e lo capiamo dalla pubblicazione di questa GIF hint. E ancora un'altra GIF, calcoli matematici, un conteggio. Sicuramente il tema è quello del traditore. Si tireranno le somme? Si inizierà a capire magari chi ha agito di nascosto dietro questo sabotaggio del piano di fuga? Secondo un'altra GIF dell'utente Shanks su Twitter, avremo a che fare con una parte del capitolo dove probabilmente avremo Sanji come protagonista. Sanji è nel gruppetto con Stussy. Quindi diciamo che una reazione del genere da parte del cuoco potrebbe essere fortemente probabile, ma potrebbe riguardare anche il Seraphim S. Snake. Secondo un altro leaker, Eriesu Informer, questa settimana avremo una lezione. Ma non ci dice quale lezione, di cosa si tratta e cosa succederà. Se ripensiamo alla hint in cui abbiamo visto tutti quei calcoli matematici, possiamo pensare che all'interno di questo capitolo verrà spiegata qualcosa, magari il funzionamento di qualcosa che ancora non conosciamo. Ma per il momento questo è tutto. Voi ragazzi cosa ne pensate? Cosa accadrà nel prossimo capitolo? Provate anche voi a indovinare. Se siete interessati all'acquisto dei volumi di One Piece pubblicati in Italia da Star Comics, vi mettiamo il link Amazon nella descrizione del video. E se questo video vi è piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Alla prossima ragazzi! Alla prossima!